In Tunisia la resistenza dell'asse termina il 13 maggio 1943 e i tedeschi si arrendono due giorni prima degli italiani. Il bollettino di guerra del 13 maggio accenna con orgoglio alla più lunga resistenza degli italiani e i tedeschi protestano. 150.000 soldati dell'asse sono imprigionati in Tunisia e solo pochi si salvano in Sicilia. Italia e Germania perdono le migliori truppe disponibili sullo scacchiere del Mediterraneo. La Tunisia è stata una trappola. Nel maggio del 1943 l'Italia arriva alla resa dei conti, arriva in altre parole alla disfatta, una disfatta annunciata da parecchio tempo, perché le premesse in base alle quali Mussolini aveva dichiarato l'intervento italiano nella Seconda Guerra Mondiale erano premesse infondate. Del resto anche Mussolini aveva sempre sperato in una pace di compromesso più che in una vittoria dell'asse dei tedeschi e degli italiani, perché il dominio di Hitler sull'Europa e quindi sull'Italia non sarebbe piaciuto neanche a lui. L'isola di Pantelleria si arrende l'11 giugno, Lampedusa il giorno dopo. Ma Mussolini si dice fiducioso e il 24 giugno afferma che se il nemico tenterà di sbarcare nella penisola, sarà fermato su Bagnasciuga. A un certo momento la resa è diventata inevitabile. Ci siamo resi mettendo dei segnali bianchi sul porto e segnali bianchi sull'aeroporto. Gli inglesi sono sbarcati e sono venuti da noi e hanno me proprio personalmente obbligato di tirare su tutte le 259 mine che una settimana prima avevo messo in opera. Come vi siete resi? Noi ci siamo resi con l'onore delle armi. Dopodiché ci hanno portato via su dei Liberty Ship. La traversata è stata praticamente questa, dalla Lampedusa a Sfax. Da Sfax ci hanno messo su dei camion e ci hanno portato a Susa, ci hanno ripreso ancora sempre con dei camion e ci hanno portato vicino a Tunisi, a Mejaz el Bab, che era un grandissimo campo. Tutto questo sempre gli inglesi. Due settimane dopo, nella notte fra il 9 e il 10 di luglio, gli alleati sbarcano in Sicilia, non si fermano al Bagnasciuga e si affacciano sulla piana di Catania. Le truppe italiane sono deboli, dotate di pochi carri armati leggeri. I tedeschi sono invece presenti con la divisione corazzata Hermann Göring. L'invio di rinforzi è ostacolato dal fatto che i porti siciliani sono semidistrutti. Il sud si illude che la guerra sia finita. Cioè, nel momento in cui arrivano gli alleati, per il sud la guerra è finita. Per cui è difficile parlare di invasione o di occupazione, come la vogliamo chiamare, insomma. Per loro è finita. Non è vero, la guerra non è finita, gli eserciti di occupazione pesano comunque su un territorio, però paradossalmente portano anche ricchezza. Il mezzogiorno e soprattutto le grandi città meridionali, perché le campagne sono oppresse dal passaggio degli eserciti alleati, nel senso che poi già sono delle economie ormai ridotte quasi a nulla, e pensate al passaggio di tanti di eserciti, di mezzi, è pesante dal punto di vista di quelle poche risorse agricole che ancora rimanevano nel mezzogiorno. Gli anglo-americani hanno 4.000 aerei contro i 1.500 dell'asse. Fanno uso di 1.400 unità navali e di quasi 2.000 mezzi da sbarco che in tre giorni trasportano in Sicilia 150.000 combattenti. Gli aerei dell'asse non reagiscono e neppure avvistano i convogli nemici. La piazzaforte di Augusta cade senza combattere. Nel luglio del 43, quando gli alleati, gli anglo-americani, invadono prima le piccole isole, poi la Sicilia a partire dal 10 luglio, le forze armate italiane sono ridotte in condizioni veramente difficili. Va considerato che
dal maggio del 43, quando l'Italia esce dall'Africa, ormai la guerra è considerata perduta. Si tratta di capire quando avverrà intanto l'invasione, ma si capisce che ci sarà e quindi questo predispone già le forze armate a una condizione, come dire, passiva, di difficoltà. L'offensiva non è più in mano italiana, si tratta soltanto di rinviare il più possibile il momento del crollo. In questa condizione psicologica difficile si inserisce il 25 luglio, ecco, questo va tenuto presente, con la fine del fascismo e il cambiamento di regime che comporta una serie di conseguenze sul piano psicologico. In molti luoghi però ci si difende aspramente, tanto che gli angloamericani modificano il piano iniziale che mirava a raggiungere subito Messina e hanno ben 22.000 morti. Occupano Palermo il 24 luglio 43, Catania il 6 agosto, Messina il 17 agosto. Quasi 40.000 tedeschi e più di 60.000 italiani si mettono in salvo attraverso lo stretto. I bombardamenti sull'Italia continuano senza posa. La predominanza alleata nei cieli è incontrastabile. Il bollettino del 15 luglio annuncia che Napoli è stata bombardata per l'82esima volta. L'Italia è sconfitta. Fin dal 15 maggio, in una lettera al re, lo stesso Mussolini parla di pace separata. Il re capisce che l'epoca di Mussolini è conclusa. Già in marzo il capo delle forze armate, generale Ambrosio, suggerisce al sovrano di affidare il governo a Badoglio. Il 16 luglio, sei giorni dopo lo sbarco in Sicilia, vari esponenti fascisti vanno dal Duce, lo criticano e gli chiedono di convocare il Gran Consiglio del Fascismo che non si riunisce dal 1939. Mussolini è costretto a convocarlo per il 24 luglio. La mattina del 19 luglio viene per la prima volta bombardata Roma. I morti sono 1.500, tra cui il generale Azon, comandante dei carabinieri. I feriti sono migliaia, i danni ingenti. Il Papa va nei quartieri colpiti e viene accolto con commozione. Il re è accolto da un gelido silenzio. Mussolini è a Feltre, vicino a Belluno, dove incontra Hitler. Aveva intenzione di spiegargli che la situazione è disperata e l'Italia non può più combattere, ma non trova il coraggio di dirlo. Il 22 luglio Mussolini è ricevuto dal re, che gli chiede di lasciare il governo. Mussolini non capisce o finge di non capire. È come se avessi parlato al vento, confida poco dopo lo stesso re a un suo collaboratore. Il pomeriggio del 24 luglio a Palazzo Venezia si riunisce il Gran Consiglio. Mussolini ammette che il popolo non ama la guerra, ma sostiene che i tedeschi non possono essere traditi. La riunione prosegue fino alle 3 del mattino del 25 luglio. Si vota un ordine del giorno che afferma la necessità di restituire al re il comando delle forze armate. Mussolini dissente, ma è messo in minoranza. Nel pomeriggio del 25 luglio Mussolini si reca dal re per riferire e, uscendo da Villa Savoia, è preso in consegna dai carabinieri. La sera la radio annuncia la caduta del Duce e manifestazioni di giubilo hanno luogo in molte città. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. L'idea è che la guerra sia finita. La milizia fascista non reagisce. Badoglio annuncia che la guerra continua, ma molti pensano si tratti di una frase pronunciata per guadagnare tempo. Badoglio si illude di concludere un armistizio vantaggioso con gli angloamericani senza provocare violente reazioni tedesche. A torto. Gli alleati pretendono la resa incondizionata e sono stupiti per la goffaggine con la quale Badoglio avvia in segreto le trattative di resa. I militari italiani non ebbero un ruolo diretto, per così dire, come forza autonoma, come realtà autonoma nella crisi del fascismo e nella caduta appunto di Mussolini il 25 luglio del 43.
In ultima analisi, chi decise la liquidazione Mussolini fu il sovrano, il quale certamente in questa sua decisione doveva avere il polso della situazione, doveva sapere che non avrebbe avuto contro, anzi che avrebbe avuto a favore le forze armate, ma ripeto, nel colpo di mano, diciamo così, piccolo colpo di Stato, non vi fu una, non può essere considerata un'influenza diretta quella dei militari. I tedeschi assumono il controllo militare della penisola, fanno entrare truppe dai valichi alpini senza chiedere permessi agli italiani. L'Italia viene invasa a nord come viene invasa a sud. Il termine invadere va bene, poi c'è un altro termine che è quello che è occupata. E allora su questo forse c'è una distinzione da fare. E come si fa questa distinzione? Beh, questa distinzione la possono fare solo gli italiani, naturalmente. L'invasione diventa occupazione, diventa tormento per la popolazione, anche perché al nord viene ricostruito uno stato fascista e l'occupante tedesco usa il territorio italiano già stremato, perché la guerra va avanti dal 40 in Italia, è come riserva per i suoi eserciti. Diverso è il discorso al sud, e non perché si voglia dare un'immagine degli alleati edulcorata, perché le occupazioni militari sono occupazioni che creano sofferenze comunque alla popolazione. Però diciamo, non è che i militari inglesi e americani sono lì per sfruttare una popolazione o per rastrellare uomini. Gli anglo-americani continuano a bombardare Milano, Torino, Genova, Bologna, Napoli e Roma. In agosto, in varie fabbriche del nord hanno luogo scioperi. Badoglio, in cerca di consenso, libera i prigionieri politici antifascisti e fa arrestare vari fascisti. L'ex segretario del Partito Fascista, Ettore Muti, viene ucciso in circostanze non chiare. Il re si allarma e teme per le sorti della monarchia. La popolarità da lui raggiunta dopo l'arresto di Mussolini declina. Il re non condivide la politica di Badoglio e il 16 agosto lo maltratta, ma la situazione gli impedisce di costringerlo alle dimissioni. Il 3 settembre 43, dopo settimane di trattative segrete, il generale Castellano firma a Cassibile, in Sicilia, la resa incondizionata dell'Italia. Viene deciso che sarà annunciata l'8 settembre per consentire agli alleati altri sbarchi, nonché il lancio di paracadutisti presso Roma. Sempre il 3 settembre gli alleati sbarcano in Calabria senza trovare resistenza, ma avanzano solo di pochi chilometri. La mattina dell'8 settembre, Badoglio capisce che ha bisogno di altri giorni per preparare le truppe italiane al mutamento di fronte e accogliere i paracadutisti. Chiede quindi che la notizia dell'armistizio sia posticipata. Gli alleati rifiutano, annullano il lancio dei paracadutisti ed effettuano il previsto sbarco presso Salerno. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni modo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Nel pomeriggio dell'8 settembre, quindi, le agenzie di tutto il mondo annunciano la resa italiana. Si crea una situazione di estrema confusione con le truppe italiane prive di ordini precisi. Di questa confusione approfittano i tedeschi, che catturano e deportano in Germania un gran numero di italiani. L'8 settembre naturalmente è un ricordo vivissimo in ognuno che ha partecipato alla cosiddetta presa o non presa di Roma.
dalle sei divisioni che erano a disposizione italiane contro due divisioni tedesche. E qua naturalmente è mancato completamente un piano militare italiano. A Roma, presso Porta San Paolo, reparti del Regio Esercito, sostenuti da gruppi di civili armati, combattono contro i tedeschi, ma il 10 settembre devono capitolare. Funzionarono molto bene i granatieri di Sardegna, quella divisione dei granatieri di Sardegna, la vecchia truppa di elite, no? Ha combattuto fortemente contro di noi, credo a Monte Rotondo o qualche cosa, ed era un momento molto critico. Sì e del no. Poi però gli altri generali non c'erano e le divisioni Ariete e Tesauro, come si chiamavano, non hanno funzionato per niente e è caduta tutta la difesa di Roma. Nell'isola di Cefalonia, in Grecia, la divisione Acqui, composta da 10.000 uomini, rifiuta di arrendersi. La sua eroica resistenza si conclude il 24 settembre con la fucilazione di molti italiani. Anche il presidio italiano dell'isola di Lero, nell'Egeo, combatte fino al 16 novembre. 120.000 italiani presenti in Sardegna sconfiggono i tedeschi e liberano l'isola. Anche i reparti in Corsica, aiutati dai franco-marocchini, scacciano i tedeschi dall'isola. I reparti della Sardegna e della Corsica formano il primo nucleo del nuovo esercito regio. Militari dislocati in Francia si trasferiscono in Piemonte, dove, affiancati da civili, resistono ai tedeschi. In Jugoslavia e in Grecia molti italiani si uniscono ai partigiani locali. Per comprendere lo sbandamento delle forze armate all'8 settembre, bisogna inquadrare l'evento nel contesto generale e isolarlo dalle settimane, dai mesi precedenti significa precludersi la possibilità di capire. Intendo dire almeno andare indietro fino alla caduta del fascismo, fino al 25 luglio. Nel momento in cui il fascismo esce di scena è finita per l'Italia anche la guerra. Si aspetta soltanto il momento in cui questa realtà nuova verrà sancita. E questo da un punto di vista psicologico è un fattore fondamentale, perché ovviamente va a minare la coesione, il convincimento delle forze armate e di chi le guida. In base alle condizioni di resa, la Marina deve trasferirsi a Malta. Alle 3 del mattino del 9 settembre, l'ammiraglio Bergamini ordina di salpare dalla Spezia. Qualche ora dopo, una bomba radiocomandata lanciata da un aereo tedesco colpisce la corazzata Roma, spezzandola in due. L'ammiraglio e più di 1.300 uomini perdono la vita. Nei secoli passati, l'Italia era stata spesso invasa da eserciti stranieri, ma da quando si era politicamente unita nel Regno d'Italia, vale a dire dal 1861, non c'erano mai più state invasioni straniere. Nel 1943, invece, gli stranieri tornarono a invadere la penisola. L'invasione straniera e il crollo morale degli italiani indussero un grande scrittore sardo, Salvatore Satta, a parlare per primo di morte della patria. In realtà la patria non era morta, sarebbe rinata, infatti c'è ancora, e anzi avrebbe avuto un avvenire migliore di quello che gli italiani di allora si aspettavano. All'alba di quel 9 settembre, il re e Badoglio abbandonano Roma, convinti di tornarvi presto. Si imbarcano a Pescara e raggiungono Brindisi, dove i tedeschi non ci sono più e gli anglo-americani non ci sono ancora. Questa fuga, presentata ovviamente come un atto di viltà del sovrano che abbandona il suo popolo in balia degli invasori tedeschi, è stata ovviamente al centro di una polemica politica, perché così appunto l'hanno presentato i partiti antifascisti. C'è da chiedersi, perché forse uno storico si deve chiedere anche, che cosa avrebbe potuto fare il re. È evidente che il sovrano cerca di salvare se stesso e probabilmente di salvare anche un'autorità italiana,
Perché rimanere a Roma era cadere nelle mani dei tedeschi, su questo non ci sono dubbi. Questo però gli viene rimproverato e invece gli costa il trono e costa la fine della monarchia. Come evitare questo? Ma probabilmente nell'8 settembre non era più evitabile all'8 settembre. Sulla costa salernitana gli alleati rischiano di essere ricacciati in mare dai tedeschi. Sono sbarcati nel punto in cui i tedeschi li attendevano. Altri sbarchi più modesti a Taranto e Brindisi si svolgono senza ostacoli. Gli alleati non hanno sfruttato appieno la grande occasione offerta dalla resa italiana. Da Salerno comunque si avanzano verso Napoli, che insorge contro i tedeschi. Il 1 ottobre entrano a Napoli. Anche Potenza e Foggia sono conquistate. Agli inizi di settembre i tedeschi dispongono di poche divisioni, eppure bloccano gli anglo-americani sulla linea Gustav, che va da Gaeta a Termoli passando per Cassino. Tale successo induce Hitler a compiere l'errore di inviare forze più ingenti in Italia, impegnando risorse che gli sarebbero necessarie in Russia e Francia. Il 12 settembre i tedeschi liberano Mussolini in Abruzzo e lo portano in Germania, dove Hitler lo attende. Il duce annuncia la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Nel Regno del Sud i rapporti tra il re e Badoglio sono tesi. Già da tempo il re pensa che Badoglio sia incapace di difendere la monarchia e cerchi di prolungare il suo potere appoggiandosi ai partiti repubblicani. Il 29 settembre a Malta Badoglio firma l'armistizio lungo che impone un pesante controllo militare e politico sull'Italia. Le clausole sono così mortificanti da indurlo a tenerle segrete. A fine settembre gli alleati chiedono all'Italia di dichiarare guerra alla Germania. Badoglio è favorevole, il re esita, teme le rappresaglie tedesche. Poi chiede che il governo Badoglio incorpori i partiti antifascisti e in cambio ottenga dagli alleati consistenti concessioni. I partiti rifiutano di entrare in un governo monarchico e il re deve accettare l'11 ottobre di dichiarare guerra senza che l'Italia sia considerata alleata, ma solo co-belligerante. Dopo l'8 settembre del 43, nel cosiddetto Regno del Sud, cioè in sostanza nelle quattro province libere della Puglia, cioè la Foggia esclusa, il nuovo governo riorganizzato appunto da Badoglio intorno a Vittorio Emanuele III tenta una carta, la carta della riabilitazione, che passa attraverso la cobelligeranza offerta dagli alleati in cambio della dichiarazione di guerra alla Germania, che avverrà appunto il 13 ottobre del 43. Da questo momento l'Italia comincia a combattere non come alleata, non lo sarà mai, ma come cobelligerante. Si trattava di pagarsi il biglietto, secondo l'espressione di Churchill, e da parte del governo e dei comandi del sud si cercò di farlo nel modo migliore, impiegando più uomini, più navi e più aerei che fosse possibile. Gli italiani partecipano alla guerra con navi e aerei e assicurando molti servizi. Il primo raggruppamento motorizzato combatterà l'8 dicembre a Montelungo, vicino a Cassino, con un armamento misero e raffazzonato. In poche ore di battaglia conterà 400 caduti. Il 23 ottobre Badoglio dice al re di non poter frenare l'ondata antimonarchica e l'indomani gli chiede di abdicare in favore del nipote ancora bambino. Propone se stesso come reggente. Il re rifiuta. L'11 novembre, alla mensa del governo, Badoglio evita di brindare al re di cui ricorre il compleanno. Vorrebbe liberarsi del re per salvare se stesso. Frattanto gli italiani soffrono. L'Italia è invasa, le città sono bombardate, gli ebrei sono deportati nei lager e i tedeschi esercitano feroci rappresaglie. Le mamme che erano accompagnate dai loro bambini cercavano di togliere i bambini. La mamma poteva lavorare, poteva continuare a vivere. I bambini purtroppo erano destinati a morire subito. Però c'erano le scene strazianti delle mamme che si
disperavano, rincorrevano. E qualche volta ci riuscivano a riprendere il loro picco, però passavano nell'altra fila, cioè in quella di coloro che dovevano andare a morire. Nel gennaio 44 l'obiettivo di Hitler è guadagnare il tempo necessario a dotarsi di nuove armi, gli aerei a reazione e gli snorkel, dispositivi che permettono ai sommergibili di ricaricare le batterie senza risalire in superficie e soprattutto i razzi a lunga gittata. I momenti di silenzio la notte, ma erano momenti, si sentiva da lontano, boom, un colpo così. Dopo qualche 15-20 secondi si sentiva... era già passata, noi altri si riparavamo, ma già era passata e si sentiva il fracasso che faceva giù verso Anzio, e quello lì ci hanno fatto una caccia spietata gli americani, gli inglesi, che non sono riusciti mai a individuare. I sovietici continuano a mietere successi e il 5 gennaio varcano i confini prebellici con la Polonia, in marzo raggiungono la Romania. In maggio riconquistano la Crimea, recuperano tutto il territorio posseduto prima della guerra. Stalin chiede agli alleati di aprire in Europa un secondo fronte che alleggerisca il compito dell'Armata Rossa. Il fronte italiano ha carattere secondario e non basta a decidere le sorti della guerra. Consapevoli della necessità di aprire il nuovo fronte in Francia, americani e britannici sguarniscono le armate operanti in Italia. Il fronte italiano diventa ancora più marginale. Il 22 gennaio gli anglo-americani sbarcano ad Anzio per colpire alle spalle la linea Gustav. Se sfruttassero la sorpresa, troverebbero la strada sgombra fino a Roma. Invece consolidano la testa di ponte, consentendo ai tedeschi di organizzarsi. Migliaia di soldati alleati muoiono per non farsi ricacciare in mare e molti sono sepolti nel cimitero di Nettuno. Il 22 gennaio mia madre, tutte le mattine, prende la bicicletta e va a comprare le uova. Al ritorno, dopo qualche ora, ci racconta: ho visto soldati tedeschi, giovani soldati tedeschi, scappare e vestirsi mentre scappavano. Nello stesso tempo che mamma non c'era, abbiamo sentito delle cannonate e dopo un'ora un gippone di inglesi, perché dalla parte nostra c'erano gli inglesi, che come ci hanno visto a noi si sono fermati. Sia papà che mio zio parlavano americano, perché sono stati in America all'epoca che gli italiani andavano in America, e sono andati a salutarli. Dice, ma voi siete americani, siete inglesi, ma che siete sbarcati? Perché in sostanza non c'è stata nessun avvertimento vero e proprio, al di là di qualche cannonata e quello che poi ci ha raccontato mamma, che ha visto i tedeschi scappare. Il 15 febbraio 44 gli anglo-americani commettono un errore bombardando l'abbazia di Monte Cassino. Sono convinti che in essa siano asserragliati i tedeschi. I tedeschi sono invece all'esterno e proprio la distruzione dell'abbazia consentirà loro di occuparne le rovine e renderle imprendibili. Sapevo, perché spesso andavo su Monte Cassino a portare i viveri, che l'abbazia era libera. Attorno all'abbazia era stata messa una bandiera a 300 metri di distanza dal perimetro dell'abbazia, la bandiera rossa di zona extraterritoriale, e nell'abbazia non c'era nessun tedesco. Qualche mese dopo la fine della guerra, un'indiscrezione. Un aiutante del generale Alexander confesserà: in quei giorni abbiamo intercettato una comunicazione della Wehrmacht. Il messaggio diceva: Ist ab noch im Cluster? La risposta era ja. E gli uomini dei servizi segreti avevano tradotto: il reparto è nel monastero? Risposta: sì.
Si era trattato però di un errore. La parola Abt era stata interpretata come abbreviazione di reparto militare. Nessuno aveva pensato che Abt in tedesco significa anche abate. È abbastanza, a mio avviso, comprensibile che ci sia anche ci sia stata anche nel bombardamento degli inglesi un minimo di rappresaglia. Anche lì abbastanza comprensibile. Noi non dobbiamo dimenticare che nell'estate del 1940 Mussolini chiese l'onore a Hitler di bombardare Londra e sono onori che poi si pagano, dato che le ferite di Londra sono rimaste aperte e sono per anni e anni. Insomma, il bombardamento di Londra è stato uno degli eventi più drammatici, e Londra è altrettanto bella di Cassino, naturalmente. I tedeschi abbandonano Cassino in maggio perché vengono aggirati alle spalle dai franco-marocchini lungo la valle del fiume Liri con la battaglia di San Pietro in Liri. La linea Gustav crolla e le truppe alleate soccorrono le forze ferme ad Anzio da mesi. San Pietro in the Fifth Army sector was the key to the Liri Valley. We knew it. And the enemy knew it. We had to take it, even though the immediate cost would be high. We took it, and the cost in relation to the later advance was not excessive. By its very nature, this success worked bitter hardships upon each individual soldier, calling for the full measure of his courage and devotion. La vittoria dei marocchini è importante, ma un alto prezzo viene pagato da centinaia di donne italiane picchiate, stuprate, assassinate, ed è pagato anche dalle loro famiglie spesso derubate. I marocchini applicano in Italia i loro atavici costumi di guerra. Io con la mia famiglia ho dovuto assistere a quelle pagine brutte che poi sono state rievocate dalla Shoshana, no? E noi l'abbiamo vissute. I marocchini che ricevevano carta bianca dagli alleati per 48 ore per farli avanzare, li ubriacavano o chissà che cosa altro prendevano, passavano il sacco e rapinavano tutto quello che trovavano, soprattutto le ragazze. La popolazione è preda del vincitore. E quale preda più ambita che non le donne? Le donne sono sempre state preda degli uomini. E quindi come tali sono preda dei soldati, lo è per le guerre del passato, per le occupazioni del passato, e lo è per l'occupazione del presente. Io ho assistito a una di queste scene, io con la mia famiglia, io, mio padre e mio fratello, ci costrinsero a vedere come violentavano una ragazza di 16 anni. Presero un materasso, lo misero per terra, ci schierarono tutti con le armi puntate e ci fecero assistere. Io avevo 16 anni, già 17 anni, quindi mortificato davanti a mio padre, mi fecero vedere quella scena lì e noi reagimmo, quindi fu brutta quella pagina, il primo contatto della liberazione. Quanto ci sia di sfregio nei confronti di una violenza fatta nei confronti delle donne, quanto ci sia di sfregio per i vinti, questo è sicuramente qualche cosa di inconscio, a mio giudizio, da parte dei soldati che violentano le donne. Però c'è sicuramente anche questo tipo di diciamo, io violento la tua donna perché tu sei un vinto. Questi meccanismi ci sono. Non vanno attribuiti esclusivamente ovviamente alle truppe di colore le violenze che avvengono, queste sono violenze che sono molto più diffuse, e molte delle quali sono state anche in un certo senso messe in un cassetto e chiuse a chiave in un cassetto, anche perché poi le situazioni successive hanno portato l'Italia ad essere uno dei paesi della più forte alleanza con i vincitori. E quindi dei vincitori non si parla mai male, ecco. Le truppe di Anzio, sotto il comando del generale americano Clark, dovrebbero tagliare la strada ai tedeschi in ritirata per annientarli.
ma Clark freme dal desiderio di entrare a Roma prima che lo sbarco in Normandia gli sottragga la prima pagina dei giornali. La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower, sicché combattemmo con tutto l'impegno e ce la facemmo appena in tempo. Naturalmente volevamo essere la prima armata che liberava una delle capitali dell'asse. Ciò avrebbe sollevato il morale degli alleati e anche degli italiani. Sicché fu con profonda emozione che ci avvicinammo a Roma. E il giorno in cui vidi le mie truppe marciare verso la città e fui testimone del modo cordiale con cui vennero accolte dalla popolazione, fu un giorno particolarmente felice. La sera di domenica 4 giugno, i suoi soldati entrano a Roma festosamente accolti dalla popolazione, ma il grosso delle truppe tedesche è salvo. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. Nelle vie erano gaie folle. Molti cittadini agitavano bandiere. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro. E un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo?» Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma. Mentre si bussava, io pensai che quella era per noi una giornata storica. Roma guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza. Di Roma l'avanzata alleata prosegue a rilento. Tra il 10 e l'11 giugno cadono Viterbo, Tarquinia, Chieti e Pescara. In estate i tedeschi lasciano Umbria e Toscana. Il 6 giugno gli alleati sbarcano in Normandia, aprendo il secondo fronte imboccato da Stalin. Hanno una schiacciante superiorità di mezzi. La prima sera sono già sbarcati più di 150.000 soldati. Hitler si aspettava lo sbarco molto più a est, verso Calais. Le operazioni alleate in Normandia non procedono secondo i piani. Cherbourg è conquistata il 1 luglio. Caen è raggiunta il 9 luglio. I tedeschi si difendono strenuamente, anche se il loro comandante, feldmaresciallo von Rundstedt, sa che la guerra è perduta. In Italia gli eventi mettono in luce le difficoltà della monarchia. Il 6 gennaio il liberale Enrico De Nicola propone al re di abdicare per salvare l'istituto monarchico. Il 28 gennaio, a Bari, i partiti antifascisti si radunano a congresso divisi fra repubblicani e monarchici. Evitano una spaccatura proponendo l'abdicazione del re e un referendum da tenersi dopo la guerra. Il 22 febbraio, Winston Churchill dichiara di non volere in Italia un governo antifascista.
preferisce conservare il governo Badoglio, che ha firmato l'armistizio e lo farà rispettare. Quando occorre tenere in mano una caffettiera bollente, dice, è meglio non rompere il manico finché non si è sicuri di averne un altro ugualmente comodo e pratico. Il presidente Roosevelt è di parere opposto e scrive a Churchill auspicando un governo antifascista. Ma il 14 marzo l'Unione Sovietica interviene a sostegno di Churchill e del re. Stalin è l'unico a riconoscere diplomaticamente il governo monarchico. Roosevelt e Churchill hanno una visione diversa della situazione italiana e soprattutto del futuro dell'Italia. Mentre appunto Churchill è più favorevole, Roosevelt direi che resiste con l'obiezione che in questo governo devono entrare gli antifascisti, e questo è un momento i partiti antifascisti, i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Due settimane più tardi, dopo 18 anni di esilio, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, torna in Italia e applica la linea moderata di Stalin, invitando i partiti a entrare nel governo monarchico e rinviando al dopoguerra la questione istituzionale. Il fatto è che Stalin, d'accordo con Churchill, ha diviso l'Europa in sfere di influenza e, pur di ricevere mano libera nella sua sfera di influenza all'est, è disposto a sostenere Churchill nella sfera di influenza occidentale. Presi di contropiede dalla moderazione di Stalin e di Togliatti, tutti i partiti accettano un nuovo governo Badoglio. Il re annuncia che, dopo la liberazione di Roma, si ritirerà a vita privata affidandola a luogotenenza al figlio Umberto. Il 24 aprile il nuovo governo si insedia a Salerno. Ne fanno parte Benedetto Croce, il conte Sforza e Togliatti. Un mese e mezzo più tardi, liberata Roma, i partiti impongono la sostituzione di Badoglio con Ivanhoe e Bonomi, un socialista moderato. Il dato veramente decisivo per l'avvenire dell'Italia deve essere trovato nella divisione dell'Europa in sfere di influenza, divisione decisa dagli alleati verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Appartenendo l'Italia alla sfera di influenza occidentale, poté aprirsi alla democrazia e allo sviluppo della sua economia. L'Italia del 1944 era in rovina, ma sarebbero bastati pochi anni per avviarla al suo miracolo economico e quindi alla sua trasformazione da società agricola a società industrializzata e moderna.